Italia il livello di incentivi per le regioni per riprendere la propria terra, noi vogliamo continuare questo percorso e siamo invece a un nuovo progetto statunitense nel sistema più complesso apparato militare statunitense. Se vuoi Guglielmo farà dire un po' di cose anche tecniche sul progetto. Ma è molto singolare. Quando è stata costruita questa base e sensero si verificarono tutte le irregolarità dal punto di vista amministrativo e normativo, tra cui il non aver fatto la via, ci fu una dichiarazione del ministro della difesa, allora Parisi, che disse che questo banco che era necessario per la difesa nazionale e in quanto tale non aveva bisogno di portare via la valutazione di impatto ambientale. Quando è che dichiareranno che anche l'appunto è necessario alla difesa nazionale? Perché io non ho sentito parlare di via per questo nuovo insediamento che devono fare alla via. Fate attenzione, dice piccolo. Guardate che se voi a casa vostra dovete passare, prendere una finestra, farla diventare porta, dovete fare la via. Allora, questi devono fare. Prendere un pezzo di collina, tirarlo via, fare un muro di contenimento, costruire questo enorme edificio e la via dove? E la valutazione di incidenza ambientale dove? E la relazione paesaggistica dov'è? Sono tutte quelle cose che devono essere fatte quando si costruisce una nuova opera. Soprattutto in una zona come quella dei Colli Iberici, che ha una sua specificità paesaggistica e urbana. Questi li tirano via tutto un pezzo di collina per costruirci questo nuovo insediamento. Dove sono tutte le autorizzazioni? Valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza ambientale, relazione e anche questa opera di difesa nazionale che qualcuno ufficialmente lo dichiari, poi vediamo chi lo dichiara. Perché allora mi viene spontanea una considerazione. Nella spending review non hanno tirato via un centesimo dal bilancio delle forze armate. Ma se tutta la difesa nazionale è appaltata agli Stati Uniti d'America, dove ce ne teniamo a fare le nostre forze armate per la difesa nazionale, visto che loro sono qui per la nostra difesa nazionale? Questo è il numero di voto che ho sentito, però è cresciuto il prezzo del numero di voto. Ovviamente, perché gli hanno aggiunto degli assessori che prima non c'erano. Che dovrà dare parere su questo nuovo progetto. È utile che si ricordi che ci sono due amministrazioni comunali e due consigli regionali che hanno espresso in maniera chiara la propria opposizione politica a questo progetto, quindi sarebbe del tutto inutile.